non inquinare. Per me custodire il creato è salvaguardare l'ambiente. Per me salvare il creato è rispettare la vita e l'ambiente. Per me custodire il creato è non permettere lo scioglimento degli ghiacci. Non sprecare il cibo. Aiutare gli altri a rispettare l'ambiente. Per custodire il creato è importante rispettare l'ambiente che abbiamo intorno per preservarlo per quelli che verranno dopo noi. Siamo giunti ad un bivio: continuare verso il collasso con la cultura dello scarto o sviluppare una nuova cultura di modello circolare basato sul riutilizzo e sul riciclo. Per questo preferiamo il riutilizzo. Non utilizziamo imballaggi usa e getta, organizziamo incontri per scambiarci ciò che non usiamo più, facciamo una corretta raccolta differenziata e non buttiamo il cibo avanzato, ma utilizziamolo per nuove ricette. Cosa ne penso? Grazie! Avete portato tutti esempi positivi di che cosa vuol dire custodire il creato, rispettare la vita e l'ambiente, aiutare gli altri a farlo. Avete colto l'urgenza di non inquinare, di non sprecare più. Avete detto siamo ad un bivio ed è proprio vero, e allora non da soli ma tutti insieme dobbiamo spingere per prendere la direzione giusta, e quello che voi avete detto sono come le stelle, come la stella polare per orientarsi. E allora insieme, questo noi che vive la casa comune, di cui averne cura come la nostra casa, siamo tutti fratelli e sorelle, noi custodiamo. Grazie.